Ma ora è tutto, la linea torna a Buongiorno Regione. Grazie Mariella. Piccoli musei crescono naturalmente in termini di visitatori, lo fanno grazie ad un progetto che sta già registrando i primi successi. Ce ne parla Gemma Giovannelli. Il nostro viaggio alla scoperta dei 7 piccoli musei divenuti ad ingresso gratuito a fine agosto inizia da qui, dal Museo delle Mura, ospitato all'interno della Porta Appia, una tra le più belle e imponenti della cinta muraria, costruita dall'imperatore Aureliano tra il 270 e il 275 d.C. Nel Medioevo la porta prese il nome di San Sebastiano per la vicinanza del luogo di sepoltura del martire. Questo spazio museale consente di conoscere la trasformazione della cinta muraria di Roma, dalle mura di Aureliano fino quasi ai giorni nostri. Ci sono dei pannelli che spiegano le trasformazioni delle mura, di tutto il circuito delle mura di Roma e delle porte, non solo di questo tratto. Si può accedere al camminamento proprio sulle mura e si può salire sulle terrazze. You like the museum? Yes, I like it very much. Piccoli gioielli ma preziosi, apprezzati soprattutto da chi è alla ricerca di chicche per arricchire il proprio bagaglio storico e culturale. Ha sortito un effetto contagio la gratuità? Ma la gratuità è stata sicuramente molto apprezzata dai visitatori romani, italiani in generale. Per gli stranieri più che altro ho avuto in qualche circostanza l'offerta, la proposta di offrire denaro per il museo. E da questa terrazza, con splendida vista sul parco, è possibile scorgere un altro straordinario complesso archeologico del circuito dei 7 piccoli musei. La residenza dell'imperatore Massenzio, lo sfortunato avversario di Costantino il Grande nella battaglia di Ponte Milvio nel 312 d.C. Ci spostiamo ora in un piccolo ma intrigante museo posto sulla sommità del Gianicolo in Porta San Pancrazio per entrare in una nuova dimensione. Nelle sale del Museo della Repubblica e della Memoria Garibaldina, grazie all'ausilio di tecnologie multimediali, è possibile rivivere da testimoni oculari l'atmosfera rivoluzionaria del biennio 1848-1849. Ma a distanza di qualche mese, possiamo fare un bilancio? Abbiamo avuto un incremento del 153% dei visitatori, quindi più del doppio. E l'altra cosa importante è che anche alcuni musei che potevano sembrarci magari meno facilmente raggiungibili o accessibili, invece hanno avuto un grandissimo successo anche loro. Il fatto che siano diventati gratuiti ha evidentemente aperto delle possibilità di accessibilità che prima non c'erano. Torniamo sulle nostre strade.